Un evento di grande cultura si è tenuto giovedì 25 maggio nella sede dei Giovani Democratici di Lecce. Trattasi del primo concorso di poesie e racconti intitolato ad Alda Merini. Il concorso si è articolato in due sezioni, poesia a tema libero e racconti a tema libero, il tutto a scopo benefico. Il ricavato dell'intera manifestazione è stato devoluto infatti in beneficenza al laboratorio di Vergo di Lecce per i disabili mentali. La giuria era composta da Ilaria Lia, direttrice mensile ABC Donna, Roberta Marini, poetessa, ed Emiliano Carico, poeta. Ascoltiamo ora le dichiarazioni di Diego Dantes, organizzatore dell'evento, e di Stefano Minerva, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Lecce. L'idea è venuta un po' per gioco a noi Giovani Democratici un mesetto addietro e si inserisce in un solco di iniziative a livello culturale che vede già noi Giovani Democratici già impegnati da circa un anno. Abbiamo unito a questa iniziativa di tipo culturale anche un'iniziativa al contempo che voglia badare alla solidarietà e a un'associazione, dare una mano a un'associazione creativa che impegna alcuni ragazzi con difficoltà e disabilità mentali per impegnarli nella produzione di oggetti scrivari destinati alla vendita. Quindi cultura e solidarietà nel solco appunto di queste iniziative da parte dei Giovani Democratici di Lecce. I Giovani Democratici di Lecce hanno da sempre sentito l'esigenza di stare vicino a quelli che sono i temi più culturali in questo paese. La nostra battaglia anche all'interno del Partito Democratico è sempre volta a cercare di girare pagina rispetto a quella che è la cultura dilagante in questo paese, quello che noi chiamiamo il berlusconismo, cioè la cultura dei giovani che pensano soltanto alle trasmissioni come il Grande Fratello, la cultura dei giovani che non si interessano di quelli che sono i problemi della gente, quelli che sono, diciamo, le peculiarità del nostro territorio, e in questo ci stiamo impegnando per la battaglia contro il nucleare, referendum sull'acqua pubblica e via di seguito. Ma accanto a questo ci rendiamo conto che i giovani hanno anche bisogno di sognare, hanno bisogno di poter esprimere i loro sentimenti, anche attraverso una forma antica come la poesia, che viene forse troppo spesso dimenticata. E in questa occasione noi abbiamo voluto dedicare questo concorso di poesia a una grande poetessa italiana che è Alda Merini. E in questo modo cerchiamo di far avvicinare i giovani, persone, sia alla politica sia a riscoprire il valore della cultura attraverso la bellezza di una poesia.